Presidente Latini al Pala Baldinelli, tappa del progetto Marche Sicure. Uno screening di massa per individuare casi positivi asintomatici. Molti cittadini hanno risposto all'appello. Qual è l'obiettivo di questa operazione? Gli obiettivi è prevenire il contagio. Questa è un'operazione straordinaria che ha messo in piedi la Regione Marche, la seconda in Italia, che è degna di attenzione massima da parte della popolazione interessata, perché serve appunto a prevenire il contagio. E questa è una forma di tutela che in qualche modo aiuta noi stessi, aiuta tutti coloro con cui viviamo, no? E quindi ci permette anche a livello di regione di avere un impatto minore per quanto riguarda coloro che invece in realtà sono contagiati. Oggi qui tanti volontari, oltre a operatori, infermieri e OS. Uno sforzo organizzativo importante e una risposta positiva a una macchina che ha funzionato molto bene. Beh, sta funzionando benissimo, grazie come al solito allo straordinario lavoro, impegno e servizio dei volontari. Devo dire però che è stata messa in piedi nell'arco di pochissimo tempo. E quando l'assessorato alla sanità, nella persona dell'assessore Filippo Saltamartini, ha ideato questa appunto iniziativa di uno sforzo immane da realizzare, da compiere nel giro di poco tempo, nessuno pensava poi che, come al solito, la grande generosità umana dei marchigiani poneva le basi affinché venisse realizzata in maniera così efficiente come la vediamo qui e in tutti gli altri luoghi in cui si riscontra l'intervento dello screening di massa. L'invito a partecipare allo screening è stato allargato anche a docenti e studenti, un'occasione importante. È anche un modo per interagire fra quello che sono le misure di prevenzione della sanità in questa pandemia, che appunto dobbiamo debellare anche con interventi non solo di distanziamento ma anche di prevenzione sanitaria, e quello che è poi il riavvio, lo si speri in maniera continuativa, della didattica in presenza, o quantomeno di una parte preponderante della didattica in presenza.